Gratitudine, sentimento che si prova per chi generosamente ci aiuta, tanto più se mette a rischio la vita. Il 4 dicembre è il giorno in cui si ricorda e festeggia Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, corpo istituito non solo per spegnere incendi, ma per prestare soccorso. In prima linea in ogni disastro o calamità naturale, inondazioni, terremoti, alluvioni e crolli. Oggi Santa Barbara, patrona del corpo, è stata celebrata nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma con una messa solenne. Figura simbolo per il martirio subito, della capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità, anche quando in coscienza può non esserci alcuna via di scampo. È per questo protettrice anche dei nostri militari di Marina, di chi si può trovare in ogni momento in pericolo di morte improvvisa. Centinaia di messaggi inviati in questa giornata di festa ai Vigili del Fuoco per lodarne generosità e coraggio. Gratitudine per il vostro servizio prestato ogni giorno con professionalità e umanità, scrive in un messaggio il capo dello Stato Mattarella. La Premier Meloni ricorda con orgoglio in questo giorno di celebrazioni tutti coloro, Vigili del Fuoco e militari, per l'impegno con il quale svolgono il loro prezioso servizio per il Paese. Il corpo è unanimemente considerato una delle nostre eccellenze, è circondato e abbracciato idealmente dall'affetto e dalla stima di tutta la popolazione. Lo dice il ministro Piantedosi, primo responsabile delle forze dell'ordine e anche dei nostri amati, non solo pompieri.